Noi siamo nel nostro DUP, lo scorso luglio abbiamo valutato, abbiamo acconsentito alla dismissione di 134 milioni di euro. Questo è il nostro piano di dismissione totale. Con un criterio che io non ho capito quale, si sono estrapolati 217 immobili da questo piano, probabilmente il criterio è i beni più appetibili e più facilmente vendibili, e si è deciso, diciamo, di avviare questa procedura. Questa procedura è, a mio avviso, va interrotta, perché abbiamo attualmente un regolamento approvato dalle amministrazioni precedenti, in modo particolare a una modifica del nostro regolamento che è stato fatto allo scadere del mandato naturale dell'amministrazione Iervolino, che fa una modifica. Che cosa fa questo regolamento? Porta dal 10 al 20% la possibilità, qui qualora l'asta dovesse andare deserta, di procedere a trattativa privata con uno sconto del 20%. Questo 20% va reiterato fino al limite del valore inventariale. Adesso arriviamo appunto a questa voce interessante del valore inventariale. È un valore attribuito dall'Agenzia del Demanio che è estremamente basso. Pensate che per l'edificio di via Caccavello, Villa Giannone, il valore inventariale è di solo 56.000 euro. Quindi un bene valutato 285.000 euro, casomai le aste dovessero andare deserte, potrebbe essere venduto anche a 56.000 euro. Quindi questo è un regolamento che va immediatamente modificato.